Agostino Fallara, eccolo qua sul 127, sulla Violetta, però lo vediamo sempre di più vicino a una Radical. Vabbè, ne parleremo dopo. Oggi com'è andata? Ah, diciamo bene, dai, sono contento. Allora, raccontaci questo slalom di Oppido. Un po' di problemi nei tornanti, soffrivo un po', però tutto sommato il tempo è uscito pure bene, non è che male. Troppi cavalli in uscita di curva. L'ultima manche ci siamo un pochettino sconcentrati perché c'è stato uno stop mentre ero sotto la tenda e ho dovuto aspettare un po', sono partito un pochettino così, però tutto sommato ho ripetuto più o meno il tempo che avevo fatto prima. Perfetto, grazie Agostino. Andiamo rapidamente alla classe S4, ancora lui, sempre lui, da tanti anni lui. Senza tricolore prima, col tricolore cucito addosso oggi, vince la classe S4 sull'inseparabile, imbattibile Violetta, il numero 26, Agostino Fallara! Il caffè è pagato, Agostino, a posto. Gruppo speciale slalom! Vittoria, successo, affermazione, vetta, superattico per il numero 26, Agostino Fallara. Applauso, 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 foto di invito, mi sta cacciando dalla foto, vabbè. Niente, oggi mi va male con i minuti. Mi devo maltrattare, così forse. Decima piazza per il numero 20, Domenico Tramontana. Tramontana se n'è andato? Eccolo qua. Posto 9 assoluto per il numero 4, Sergio Bertolami. Ottava piazza finale di giornata per il numero 9, Rosario Cassisi. Settima posizione finale per il numero 21, Giovanni Priolo. Sesta piazza agli scacchi della terza manche per il numero 26, Agostino Fallara. Quinto classificato assoluto, il numero 10, Giuseppe Bocchetta. Applausi signori, non siamo a un licenziamento, siamo a una premiazione. Quarta piazza per il due volte vincitore dello slalom di Oppido Mamertina, il numero 5, Gaetano Recchichini. Sorrisi e coppe signori, sorrisi e coppe. Terza posizione, gradino basso del podio, l'ennesimo della sua infinita carriera per il numero 6, Gaetano Piglia. Il Gaetano anziano davanti al Gaetano giovane, lo scillese volante oggi ha aperto le ali. Seconda piazza assoluta per il numero 7, Ciccino Franceschino Infortuna. Campione italiano slalom under 23, già secondo assoluto, attualmente in testa alla graduatoria del tricolore 2021, vince come aveva fatto nel 2018 lo slalom di Oppido Mamertina anno solare 2021, e numero 1 Emanuele Schillace. Emanuele, fra tutti questi anziani, questi sceriffi, una dichiarazione. È bello. Ma questi correvano e si prendevano le coppe con papà, ora ci sente sempre lo Schillace che li batte, come possiamo fare? Non riene vita questo padre, ma combatte che da fare, ora è combattere pure con un figlio. Così disse. Ma
il prossimo anno ci sarà mio padre che correrà in questo slalom. Riprenderà lui il slalom il prossimo. Con che cosa? Con la Radical, qui. Ai, ma faccio coraggio, almeno. Signori, direttamente dalla casa di riposo, da Ottilo Mavertino è tutto, scherziamo, un applauso a tutti, vi aspettiamo l'anno prossimo.